brevemente questo, insomma, ecco, la nostra città ha, così, per ragioni che sicuramente sono spiegabili, ci sono motivazioni, insomma, comunque ha subito una grossa perdita, insomma, un fatto molto, molto grave, io credo, che un'altra volta pongono appunto la città di Como, come dire, ai margini, insomma, ecco, di quella che invece, di quella che sarebbe invece una, così, una possibilità diversa di amministrare il nostro territorio. In questi padiglioni che abbiamo visto, come molti di voi sanno, dove è stato ospitato per tanti anni l'ospedale psichiatrico provinciale di Como, c'era collocato l'archivio dell'ospedale psichiatrico di Como, che conservava sostanzialmente tutta la memoria di quello che è avvenuto in questi padiglioni dal 1882 fino alla fine degli anni 90. Un archivio molto importante, ricco, che conservava sostanzialmente la memoria di tutte le persone delle cartelle cliniche ricoverate appunto in questi padiglioni. Si tratta di circa oltre 40.000 persone provenienti, insomma, dal territorio comasco, lecchese, del Varesotto, del Ticino, la città di Como, e una, diciamo così, una memoria che aveva a che fare non soltanto con la storia della psichiatria, ma con la storia del nostro territorio, una storia di donne e di uomini che tra quelle mura, diciamo così, hanno anche sofferto, sono state in qualche modo curate, come si immaginava di poter curare un tempo le malattie mentali, e in ogni caso, insomma, tutto questo a Como non c'è più. Dall'anno scorso, dal 2012, come dire, l'azienda ospedaliera Santa ha deciso di trasferire tutto l'archivio, diciamo così, in un'altra città, la città di Parma, per cui sostanzialmente quei padiglioni, in uno di quei padiglioni dove era ospitato questo archivio, non c'è più nulla, insomma, ecco. Questo è un fatto, ripeto, molto, a mio parere, molto grave, perché altre città della Lombardia e d'Italia sono riuscite a conservare invece e a dare una degna collocazione appunto alla memoria storica appunto dei loro ospedali psichiatrici. E quindi questo significa sostanzialmente un altro tassello che va ad aggiungersi al sostanziale abbandono e degrado di quest'area, che pure, diciamo così, sarebbe dovuta diventare, per quello che le stesse leggi prevedono, un'area, diciamo così, destinata in qualche modo, sia per quanto riguarda, nel caso che sto citando io, l'archivio, ma anche per quanto riguarda poi, diciamo così, gli interventi a favore appunto della salute mentale, un luogo in qualche modo indirizzato a questo. Invece, che destino avrà quest'area? Qui si apre tutta una grossa questione che ha a che fare con aspetti di carattere urbanistico, ovviamente altre questioni molto complesse, non lo sappiamo. Diciamo che ci sono alcune ipotesi in campo, una proprio di queste ultime settimane, che è quella di, diciamo così, collocare nell'area del San Martino il campus universitario. Speriamo che questa ipotesi abbia qualche possibilità di realizzarsi e di conciliarsi anche con le esigenze che riguardano in maniera più stretta la psichiatria. Quello che possiamo dire è che sono circa 20 anni che si discute di campus nella città di Como, ma non lo so, io sono molto scettico, molto perplesso, però se questa sarà, diciamo, una possibilità effettiva, ben venga questa possibilità. Quello che comunque è vero è sotto i nostri occhi che appunto in quell'area lì quello che c'era e che ricordavo prima non c'è più. E questo voleva essere, insomma, questa sera un, così, il mio contributo per dire che in buona sostanza, insomma, in questa città c'è bisogno davvero, per quanto riguarda appunto l'ambito della conservazione della memoria del passato, ma poi anche del presente, non soltanto del passato, di una svolta, di un modo diverso, insomma, di considerare queste questioni, che per quanto ci riguarda hanno a che fare con problemi molto specifici, però poi io credo che siano anche di interesse e di valenza molto più generale. Vi ringrazio.